Bentornati amici di Obiettivo News ad una nuova puntata di Due Quattro Ruote Passioni Motori. Oggi è una puntata sempre dedicata al mondo dei motori, in questo caso delle quattro ruote, ma è una puntata, voglio definirla speciale, perché nostra ospite Liliana Armand, ciao. Ciao. Benvenuta. Ciao a tutti. Per chi non ti conoscesse, facciamo un breve riassunto della tua carriera. Tu sei stata una delle prime navigatrici donne nel mondo dei rally dal 1987. Esatto. Poi ti sei ritirata, sei tornata quest'anno dopo 21 anni al Rally della Valle d'Aosta. Esatto. Se ci vuoi raccontare, raccontaci tu un po' quelli che sono stati quegli anni dove hai affiancato piloti di fama internazionale. Grazie. Allora, io ho cominciato nell'87 per caso, di nascosto dai miei genitori. Io ho disputato Rally Valvaraita con una tuta taglia 54, le scarpe 38, ma pur di correre mi sono adeguata benissimo. E la gara è andata malissimo, però dopo 20 giorni ero a fare Rally di Sanremo con il trofeo 1. Da lì poi ho incominciato a correre sporadicamente con piloti diversi, fino a che non ho conosciuto delle persone che mi hanno un po' indirizzata ad ambienti diversi, primo tra tutti è Piero Sodano, il quale ha dato il mio numero di telefono a Michele Raineri, che era campione europeo, italiano, insomma, che mi ha telefonato e che io ho anche maltrattato al telefono dicendogli sì, Michele Raineri. E invece era lui, da lì poi è nato il sodalizio con Paolo Andreucci, con cui ho disputato alcune gare del trofeo Peugeot, con Claudia Peroni, con Lorenzo Colbrelli, Cobra, con cui ho fatto il Re del Portogallo, con Gianmarco Enrico, con cui ho vinto il titolo italiano nel 91 di gruppo N, sono la prima donna, perché non è proprio vero che sono una delle prime navigatrici, ce n'erano già, diciamo che poche, ma ce n'erano, anche perché all'epoca era difficile. Era molto ancora più settoriale. Sì, c'era i meccanici in particolare, con le donne non avevano proprio quel gran feeling, e quindi bisognava dimostrare ogni gara di essere all'altezza degli uomini. È stato un po' complicato, però immagino. Ce l'ho fatta. Ecco. E poi ho continuato a correre, poi man mano le occasioni sono diventate meno perché è cambiato un po' il modo di correre, si è cercato di più il navigatore che ti potesse dare un aiuto economico piuttosto che un navigatore bravo, ho incominciato a perdere sedili e poi finché alla fine l'ultimo rally che ho disputato è stato il rally di Rivarolo del 2002 e un po' anche l'incidente di Frank Pozzi mi ha particolarmente turbato e ho deciso di smettere, che non faceva più per me. E se non che poi ho seguito un po' i giornali, seguivo certo. Un po' gli amici, ma niente di che, le amicizie quelle vecchie sono sempre rimaste, e fino a che poi nel 2021 una bella tramvata, come si dice, e mi hanno diagnosticato un tumore al seno. Sì, infatti per questo che io in apertura ho detto una puntata speciale, perché questa puntata, oltre ad essere appunto a parlare di te come navigatrice, quindi come persona che è stata attiva per tutti questi anni nel mondo dei rally, vorrei appunto dare risalto a quella che è forse la tua battaglia e la tua vittoria più grande, che è stata quella appunto di esatto. Riuscire a sconfiggere questa malattia e ripartire. Un grandissimo obiettivo, appunto, com'è il nome del tuo slogan, obiettivo? Obiettivo più forte di te. Più forte di te inteso come più forte di te malattia e più forte di te inteso come più forte di te stesso, ecco.
in supporto all'associazione Viola. Esatto, e l'associazione, allora innanzitutto quando ti dicono hai il cancro o il tumore, chiamiamolo come sì. vuoi, è praticamente una sensazione che non posso descrivere perché ti manca l'aria. Certo. Ti vedi morto, il tuo funerale, tua figlia che rimane da sola, immagini il peggio. E quindi i primi periodi sono difficilissimi. Poi inizi le terapie, perdi i capelli, non ti riconosci più allo specchio. Io per 8 mesi più o meno non sono più andata nel bagno, ma andavo in lavanderia e mi lavavo al Cusio dove non ho lo specchio perché non mi potevo guardare. E quindi delle difficoltà ad affrontare la malattia e difficoltà anche ad affrontare le persone malate. Quando ero in ospedale ho spesso chiacchierato con le ragazze che facevano lo stesso percorso, certo. E le vedevo rassegnate, avevo visto talmente tanta tristezza e non volevo avere a che fare con persone malate e nemmeno con l'associazione Viola, che è un'associazione che opera in Valle d'Aosta, che dà supporto a tutte le donne malate, adesso anche agli uomini, e non solo ai tumori, ma dà un supporto a chiunque ai malati chieda. In generale. Le ho conosciute perché loro sono venute in ospedale, io non volevo vederle, non volevo parlare con sì. loro, e, fino a che invece a un certo punto ho capito che loro venivano lì, stavo spiegando, scusami, che dà un supporto anche in termine pratico, quindi organizzando dei corsi magari di ginnastica, c'è una psicologa, fornendo le parrucche gratuitamente, quindi è un lavoro, un sostegno importante. E non ho mai voluto avere a che fare con loro, fino a che poi alla fine ho capito che era importante quello che loro facevano, perché passavano tutte le settimane a visitare tutte le donne che erano ricoverate o che facevano le terapie, e non chiedevano niente e non ti obbligavano a fare niente. Sì, no, assolutamente no. In mezzo a tutto questo dolore, tutta questa sofferenza, questi pianti, eccetera, mi sono detta, no, io non voglio continuare a piangere, perché ho pianto per un anno, più di un anno, tutti i giorni. Ho detto basta, io non voglio più piangere, devo trovare qualcosa da fare che mi distragga da questa sofferenza. Ed è così che ho detto, devo trovare qualcosa che mi piace fare, che non ho mai fatto e che voglio fare. Ho pensato al corso di cucina, perché io non sono capace a cucinare, e poi ho deciso che non mi piaceva cucinare. No, ma non ti piaceva più. Ho pensato ai corsi di taglio cucito, alle corse, ai trail in montagna, ma non mi piace correre. Insomma, che a un certo punto ho detto, sai che c'è? A me quello che piaceva fare era correre. Torno a correre. E da lì ho incominciato a lavorare per questo. Quindi prendendomi cura di me, andando a leggere i giornali, cercando di rientrare un po' nell'ambiente, certo. E mi sono avvicinata all'associazione Viola, dove ho trovato delle donne eccezionali, fantastiche, dove proprio non si parla mai della malattia, si parla di far qualcosa, di creare qualcosa, di andare a fare una passeggiata, di andare sì, a visitare la mostra, piuttosto che. E poi è successo che ho detto voglio fare Valle d'Aosta, io ero già comunque nel comitato direttivo dell'Aqua Sport, quindi non ero proprio fuori dai non giochi. Non avevi proprio abbandonato del tutto. No, ero sempre un piedino lì. Un piede lo teniamo lì. E ho deciso di fare il Valle d'Aosta. Roberto Nale mi ha detto se vuoi io un posto ce l'ho, e così ho ricominciato da capo. Come dopo la malattia, come dicevi tu, è sì. un punto per... Beh, dopo, poi questa cosa, dopo la malattia è anche poi un po'
Perché non sono guarita, cioè nessuno dice, nessuno mi dirà mai, nessuno ti dirà mai sei guarito. No. Quindi in realtà sono sempre con sta spada di Damocle sulla testa e ci penso comunque tutti i giorni. Beh, certo. Perché rimarrà sempre il mio tallone d'Achille. Perché sappiamo benissimo ci sono le recidive, può andar bene, può andare male. Quindi cerco di godermi la vita giorno per giorno perché non lo so come andrà a finire. Certo, l'importante, come dici tu, è il messaggio che vuole passare, che sì, è quello di non arrendersi comunque. Non arrendersi. Beh, io ho trovato veramente che avere un obiettivo e concentrarsi su quello, perché il pensare di dover salire su una macchina da corsa moderna, quindi una Skoda, e l'ultima macchina su cui ho corso io era un Peugeot 306, sì, c'è un po' di differenza. È un po' diverso. E quindi ho lavorato, mi sono chiesto, sono andata a parlare con navigatori, con Roberta Passone di Biella, mi sono fatta un po' spiegare come funzionavano queste macchine, e ho cercato un po' di... mi sono preparata e questo mi ha distratto. Hai studiato. Ho studiato e sono convinta che questo mi abbia aiutato nella guarigione. Non ho più pianto. Quindi... E non ho neanche pianto al Valle d'Aosta, neanche durante il rally non ho pianto, sono stata bravissima. Ecco, qual è l'emozione che si prova a ritornare dopo così tanti anni e dopo un vissuto come il tuo? Ma guarda, io ho trovato difficoltà nel inserirmi nell'ambiente perché è completamente cambiato. Una volta conoscevo tutti, ci si conosceva tutti, c'erano le ricognizioni libere, quindi ci si ritrovava a bere il caffè, a cena insieme. Adesso è tutto molto più, ognuno per conto suo. Sì, un po' proprio come il mondo di adesso. Sì, sì. Superficiale, sì. Più immediato, più veloce, più... Sì. Che proprio la gente non fa più attenzione a quelle piccole cose che una volta invece erano... Esatto, esatto. Io ho dei ricordi bellissimi, dei trofei in particolare, perché si faceva... tantissime gare insieme, io ho corso con più di 40, credo, piloti diversi, però la 45, credo, però i ricordi, quelli che rimangono, sono quelli del gruppo, del trofeo Peugeot, del trofeo Opel, del trofeo Uno Turbo, perché ci si vedeva tutte le gare, sempre gli stessi. Fare Valle d'Aosta è stata un'emozione particolare, perché io Valle d'Aosta l'ho corso pochissimo, perché ero sempre in direzione gara. E beh, sì, essendo organizzando... Sì, davo una mano e la mia parte era quella di stare col direttore di gara, perché conoscevo le strade e tutto quanto. Quindi è stato un po' come una novità, come fare una gara. La gara di casa è emozionante. Sì, già è emozionante appunto per tutti normalmente. Ancora poi c'è stata tantissima gente, la gara è stata meravigliosa, abbiamo avuto tanti iscritti, quindi ha vinto il nostro Chantre e quindi è stato un motivo d'orgoglio in più. E sulla pedana di partenza devo dire che l'emozione era forte, perché quando sono stata lì ho detto... Ce l'ho fatta. Hai raggiunto il tuo primo obiettivo. Il mio primo obiettivo. Un altro obiettivo, appunto, cercare di sensibilizzare maggiormente le persone, soprattutto i giovani, soprattutto i giovani che purtroppo si trovano a vivere determinate malattie, non solo i tumori, per trovare il loro obiettivo per andare avanti. Esatto. Obiettivo più forte di te vorrà essere una sorta di incontro con chi ha dovuto fermarsi ai box ed è ripartito grazie a un obiettivo. Vorrei incontrare persone e far conoscere persone non solo malate di tumore, trapiantati, piuttosto che amputati, piuttosto che chi ha perso un caro, e grazie a un obiettivo è riuscito a guarire e comunque a trovare positività, sì, e a dar di nuovo un senso alla propria vita. Sono d'accordo con te, perché io mi rivedo molto in quello che dici, perché hai detto qualcuno che ha perso una persona cara. Io ho perso mia mamma, appunto, la sua battaglia non l'ha vinta, e 6 mesi prima avevo perso mio papà. E quindi è stato un e
nell'obiettivo di riprendere gli studi, piuttosto che ho avuto 3 bambine, quindi creare una mia famiglia, è stato quello che, come dici tu, mi ha tolto un po'. Quindi mi rivedo molto e trovo che sia fondamentale avere appunto un obiettivo che ti tolga anche solo quel pensiero. Esatto, secondo me è importante. Vorrei creare queste serate dove... Non come un convegno, una cosa seria, ma mi piacerebbe organizzare tipo una pericena dove si mangiucchia, si beve e qualcuno parla di sé, racconta che cosa ha fatto, come ha fatto a tirarsi fuori dalla propria sofferenza. E questo mi piacerebbe riuscire a trasmetterlo, soprattutto ai giovani, perché vedo che anche alle attività che organizza l'associazione Viola, non ci sono giovani. Chi per vergogna, chi perché le iniziative magari non sono troppo giovanili, magari, e quindi una pericena potrebbe essere un'occasione per avvicinare sì, anche certo. I giovani. Magari coinvolgendo anche dei giovani che sono ripartiti. Esatto, adesso sto cercando di recuperare un po' di nomi. Ho già il nome di uno che correva in moto, anche perché poi a me l'idea mi è venuta perché io sono dopo rally, sono anche tifosa di scherma. E quindi per me Bebevio è l'esempio del non fermarsi, del non arrendersi. E quindi mi piacerebbe avere Bebevio, però... Chissà se ce la farò mai. Sì, certo, ci sono tante persone famose e anche persone. Anche comuni. Persone famose, secondo me, danno più. Sono più. Perché sono conosciute. Sono conosciute, si ascoltano di più. Sì. Sì, purtroppo c'è anche il rovescio della medaglia, che anche le persone che ascoltano, che non. Quando non sono dentro il problema, dentro esatto. La situazione, tendono a. Sì. Noi puntiamo, l'associazione Viola punta molto per esempio sulla prevenzione, che è sottovalutata molto. E invece è molto molto importante, perché una tegola ti arriva e non te ne accorgi. Sì, e molte volte ti arriva quando è troppo tardi. Ti arriva quando è troppo tardi. E poi lì ci va anche un po' di una grande fortuna con la C maiuscola, e ci va un po' di tutto, ma... E il partire da se stessi è fondamentale, con la testa pronta ad andare oltre. Certo. Ora che sei ripartita? Ora che sono ripartita è sulla pedana del Valle d'Aosta. Massimo Grosso mi ha detto c'è un libro, adesso c'è una pagina bianca, bisogna ricominciare a scrivere. E io ho detto aspetta, perché non è così semplice, anche perché, come ti dico, i tempi sono cambiati, non cercano più uno. Navigatori ormai ce ne sono tantissimi, e una volta invece eravamo una rarità. E sì, 30 anni fa non è che eravamo tantissimi. No. E ho corso con Bruno Migliara a Rally Lessinia col 205-1003. Abbiamo fatto un risultato rally storico, abbiamo fatto un risultato epico, direi, perché siamo arrivati ai 14esimi assoluti, lasciando dietro macchinoni molto più potenti di noi. Abbiamo fatto un sacco di cinema, questo sicuramente, perché eravamo sempre di traverso. Difatti ci hanno fatto un tifo, ma anche i concorrenti stessi. È stato un po' rivivere i tempi, quell'epoca lì, perché venivano gli altri, ma dove sei passato? Cercavano di capire. Parlavano, ci scriviamo ancora adesso dei messaggi con dei ragazzi che ho conosciuto, ed è stato, come ambiente, è stato veramente molto bello. E la gara è stata appagante, abbiamo vinto la classe. Certo. E basta. E poi si vedrà. Si vedrà, tanto è stata la stagione. Adesso ci abbiamo già, oggi ho passato la giornata a chiamare preparatori, perché stiamo cercando una macchina. Ecco. Perché ci sarà probabilmente una sorpresa, vediamo se riusciamo. Certo, quindi questa pagina bianca, ragione Massimo,
aveva ragione lui. Ha sempre ragione lui. No, io ho detto questa e basta. E poi il Migliara con cui avevo fatto il trofeo Peugeot e con cui avevo disputato l'ultimo rally di Revarolo qui nel 2002, ecco, mi ha detto guarda che una gara la dobbiamo tornare a fare insieme, anche perché noi non ci siamo mai persi di vista in questi 20 anni. E ho detto ma sì, vabbè, ma facciamo ancora questa. E poi una tira l'altra, poi se c'è la passione una tira l'altra. Poi se proprio questo è stato l'obiettivo che ti ha tenuto impegnata, sei impegnata, è giusto che... Sì, no, però il mio obiettivo l'ho raggiunto. Adesso veramente dovrei mettermi da parte e pensare a di aiutare gli altri, ma è così. Devi aiutare gli altri, ma aiutare anche te stessa. Sì. Un po' uno e un po' l'altro. Noi ti ringraziamo di essere stata... Grazie a voi, grazie a voi. Di aver portato questa bella pagina positiva, positività nel buio, nell'oscuro, qualcosa, una luce luminosa. Speriamo. Spero di riuscire a trasmettere a più persone possibili questo obiettivo. Obiettivo più forte di te, è importante trovare un obiettivo per distrarsi dalla sofferenza, distrarsi, la lettura, una qualsiasi cosa una qualsiasi cosa. Certo, grazie. Grazie a te, grazie. Diana. Noi amici di Obiettivo News vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima settimana, sempre con 2-4 ruote e passioni motori. Mi raccomando, continuate a seguirci su ONTV Web, su Obiettivo News e su tutti i nostri canali social. Ciao, alla prossima!